Arrampicati sulle strutture alte per avere una veduta panoramica del circondario. Puoi sfruttare gli edifici alti. Ma
Finne Karan Pantater! Eio al Murtan! Achi, la! Eio al Gafer! Mot! أنت خصم ماهر جدا ولكنك لن تنتصر أيها المرتد أنت خصم ماهر جدا ولكنك لن تنتصر ادفع ثمن خطاياك لن تنتصر بعد ايها الكافر سوف تموت هنا Se non te ne sei ancora accorto, sappi che hai già perso in partenza. Non ho già fatto, ragazzi. Intanto... Che me vuoi nei miei schiorti? Kime boyuna emek istiyorsun? Kime boyuna emek istiyorsun? Geber kafir! İmkansız! Kime boyun eğmek istiyorsun? Fedanı ver! Geber kafir! Kime boyun eğmek istiyorsun? Kime boyun eğmek istiyorsun? Non sarà troppo difficile. Patetico. E lì è niente. Pagano! Fermate!
Fermati! Non avanzare. Aspettate. Porto parole, non acciaio. Vuoi proporre i termini della resa, dunque? Alla buon'ora. Voi fraintendete. È Al-Mualim a inviarmi, non Salah al-Din. Un assassino? Che cosa significa? E fai alla svelta. C'è un traditore fra voi. E ti ha assoldato per uccidermi? Sei venuto a vantarti prima di colpire? Non mi avrai facilmente. Non è per voi che sono qui, ma per lui. Parla dunque, che io possa giudicare la verità. Chi è questo traditore? Roberto di Savle. Il mio luogotenente. Egli intende tradire. Non è ciò che racconta lui. Cerca vendetta contro la tua gente per le atrocità che avete commesso ad Acri. E io sono incline a credervi. Alcuni dei miei uomini migliori sono stati uccisi per mano vostra. Li ho uccisi io e per validi motivi. Prestatemi orecchio. Guglielmo del Monferrato cercava di usare i suoi uomini per prendere Acri con la forza. Garniero di Naplusa voleva sfruttare le sue arti per indottrinare e controllare chiunque resistesse. Sibrando intendeva controllare i porti, impedendo l'arrivo di uomini in vostro aiuto. Vi hanno tradito e prendevano ordini da Roberto. Vi aspetti che io creda a questa favola bizzarra? Voi li conoscevate, più di me. Davvero vi sorprende sapere dei loro malvagi intenti? È la verità. Maestà, è un assassino quello al nostro cospetto. Costui è un maestro di manipolazione. Certo che non è la verità. Non ho alcun motivo di mentire. Oh, certo che sì. Hai paura di ciò che potrebbe accadere alla tua piccola fortezza. Riuscirà a resistere alla potenza combinata delle armate saracene e crociate? Il mio pensiero va al popolo di Terra Santa. Se devo sacrificarmi perché esso abbia pace, che sia. Una situazione davvero bizzarra, questa. Con voi due che vi accusate a vicenda. Non c'è tempo per queste sciocchezze. Devo incontrare Saladino e valutare il suo aiuto. Più a lungo indugiamo, più le cose si fanno difficili. Aspettate, Roberto. Perché? Che cosa intendete? Non vorrete certo credergli. È una decisione ardua, non posso prenderla da solo. Devo affidarla a chi è più saggio di me. Vi ringrazio. No, Roberto, non a voi. E a chi? Al Signore. Che siano le armi a decidere. Di certo il Dio starà dalla parte di colui che segue una giusta causa. Se questo è il vostro volere. Lo è. E sia. Alle armi, assassina! Andate, le Signore, mi donne la forza dont j'ai besoin! Er war ein Diener Gottes. Höre den Zorn Gottes. Gott ist mit mir, du Narr. Du kannst nicht siegen. Gott ist mit mir.
Mag dich noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Was ist mit mir, du Narr? Sei nicht gegen! Erbärmlich! Il tempo dei giochi è finito. Dunque è finita. I tuoi intrighi, come te, sono alla fine. Che ne capisci tu di intrighi? Non sei che un burattino. Ti ha tradito, ragazzo. Proprio come ha fatto con me. Parla chiaro, Templare. Oppure taci. Ti ha mandato a uccidere 9 uomini, eh? I 9 che custodivano il segreto del tesoro. E allora? Non furono i 9 a trovare il tesoro, assassino. Non 9, ma 10. Un decimo. Nessuno con quel segreto può vivere. Dimmi il suo nome. Oh, ma tu lo conosci bene. E dubito che gli toglieresti la vita di buon grado come hai tolto la mia. Chi è? Il tuo signore, Al-Mualim. Ma lui non è un templare. Ti sei mai chiesto come facesse a sapere sempre tutto? Dove trovarci? Quanti eravamo? Quali erano i nostri fini? Egli è il maestro degli assassini. Sì, maestro di menzogne. Tu e io non siamo che pedine nel suo grande gioco. E ora, alla mia morte, resterai solo tu. Credi che ti lascerà vivere, sapendo ciò che fai? Non ho interesse nel tesoro. Ma lui sì. La sola differenza tra me e il tuo signore è che lui non vuole spartirlo. No. Ironico, vero? Che io, il tuo più acerrimo nemico, ti tenessi al riparo dai guai. Ma ora mi hai tolto la vita e di conseguenza condannato la tua. Sei battuto bene. Dio oggi ha favorito la tua causa, assassino. Dio non c'entra niente. Io ho combattuto meglio. Ah, forse tu non credi in lui, ma pare che lui creda in te. Prima che tu vada, ho una domanda. Chiedete dunque. Perché? Perché fare tutta questa strada? Rischiare la tua vita 1000 volte solo per uccidere un uomo? Ha minacciato i miei fratelli e ciò in cui crediamo. Ah, vendetta dunque. No, non vendetta. Giustizia, perché ci sia la pace. È per ciò che combatti, per la pace. Non vedi la contraddizione? Con taluni non si può ragionare. Come con quel pazzo di Saladino. Credo che egli vorrebbe vedere la fine di questa guerra quanto voi. Così ho sentito, ma non visto. Pur se non lo dice, è ciò che la gente vuole. Saraceni e crociati allo stesso modo. La gente non sa ciò che vuole. Per questo si rivolge a uomini come noi. Allora aspetta a uomini come voi fare ciò che è giusto. Assurdo. Siamo venuti al mondo scalciando e urlando. Violenti e instabili. È questo che siamo. Non possiamo farci nulla. No. Siamo ciò che scegliamo di essere. Voi altri. Sempre a giocare con le parole. Affermo il vero. Non c'è inganno in quel che dico. Lo sapremo presto. Temo però che oggi non potrai ottenere ciò che vuoi. In questo stesso istante quel maledetto Saladino fa strage dei miei uomini e devo assisterlo. Ma forse, avendo visto quanto è vulnerabile, riconsidererà le sue azioni. Sì, col tempo ciò che cerchi potrebbe realizzarsi. Voi non eravate più al sicuro di lui, non scordatelo. Coloro che vi siete lasciato alle spalle a governare in vostra vece non intendevano servirvi più a lungo. Sì, sì, ne sono consapevole. Prenderò congedo allora.
Il mio signore e io abbiamo molto da discutere. Sembra che nemmeno lui sia privo di colpe. È solo umano, come tutti noi. Persino tu. Vi auguro salute e pace.